Buongiorno, procediamo oggi al sorteggio dei componenti commissione dell'avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di direttore della SC Neurologia Sabigliano. La commissione nominata con deliberazione 263-2022 è competente ad effettuare, secondo le modalità previste dalla DGR 146180 del 2013 in materia di procedure per l'affidamento degli incarichi di direzione di struttura complessa, le operazioni di sorteggio previste, e così composta: Emanuele Olivero, presidente; Paolo Brondino, componente; Francesco Dabbene, componente con funzione di segretario. Diamo atto che la data del sorteggio per la procedura di cui si tratta è stata pubblicata sul VUR della Regione Piemonte numero 38 del 19 settembre 2024, che l'operazione al momento non assiste alcuna. Secondo quanto disposto dal bando di avviso, qualora fosse sorteggiato più di un direttore di struttura complessa della medesima regione o da sede dell'azienda interessata alla copertura del posto, è nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quelle ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio la metà dei direttori di struttura complessa non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui sopra. La Commissione decide pertanto di procedere al sorteggio di 26 direttori di struttura complessa, tra i titolari 3 supplenti e 20 riserve, nella disciplina oggetto dell'incarico da conferire, tra quelli iscritti nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero della Salute, costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, pubblicato nell'apposita sezione www.dati.salute.gov.it. Viene utilizzato l'elenco disponibile in data odierna, all'indirizzo sopracitato, depurato da eventuali nominativi di soggetti partecipanti all'avviso in oggetto in veste di candidati. Al fine di garantire, come previsto dalla vigente normativa, l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione, si stabilisce altresì di suddividere il suddetto elenco in due differenti elenchi nominativi, uno recante i nominativi dei direttori di genere femminile e uno di quelli dei direttori di genere maschile. Le operazioni di sorteggio verranno effettuate utilizzando 10 numeri da 0 a 9, ciascuno inserito in un contenitore di plastica e un recipiente non trasparente in cui questi ultimi verranno inseriti. La commissione procederà all'estrazione di tanti numeri quante sono le cifre che contengono il numero massimo sorteggiabile, di cui la prima contraddistingue l'unità, la seconda le decine, la terza le centinaia, fino a ottenere un numero rientrante in quello dei candidati all'estrazione. La commissione, dato che i due elenchi suddivisi per genere legati al presente verbale, sono composti rispettivamente da 30 nominativi di direttore di genere femminile e 129 nominativi di direttori di genere maschile, per un totale di 159 nominativi. Al fine di assicurare l'equilibrio di genere si procede alle operazioni di sorteggio attingendo alternativamente dai due elenchi predisposti come sopra descritto, partendo dall'elenco di genere femminile, dato atto che il direttore sanitario d'azienda, componente di diritto della commissione, è di genere maschile. Procediamo allora con il sorteggio, con i titolari. Unità. Sei. Ok, la lascio fuori. Femminile. Sì. Titolare. Decine. Zero. Allora, ok, valido. Il titolare. Il primo titolare è il numero 6, Umbria, Cenciarelli, Silvia. Sì. Proseguiamo con il titolare di genere maschile. Unità. Zero. Decine. Nove. Bene, valido. Quindi il numero 129. Sì, esatto. Numero sì. 90. Titolare, provincia autonoma di Bolzano, Nardone, Raffaele. Procediamo col terzo titolare, genere femminile. Sì. Unità. 3. Sì. Decine. 4 non valido. 0. Valido.
Il terzo titolare, genere femminile, e il numero 3, Lombardia, Bersano, Anna, Fondazione IRCCS, Istituto Nazionale Neurologico BESTA. Procediamo con i supplenti. I supplenti. Genere maschile, unità. 6. Decine. 5. Va bene, va bene. Non può che essere il numero 56, giusto? Sì, esatto. Il primo supplente, quindi il numero 56 dell'elenco di genere maschile, sì. Sicilia, Giordano, Antonello, Aspe di Ragusa. Procediamo col secondo supplente, genere femminile. Unità. 7. Decine. 9 non valido. 1. Valido. E il numero 17, supplente. Piemonte, Iulita, Patrizia, Maria, Carla, azienda del vicio. Terzo supplente, genere maschile. Unità. 3. Decine. 0. Valido. Numero. Procediamo con le centinaia. 9 non valido. 2 non valido. 8 non valido. 7 non valido. 0. Numero 3 del genere maschile, sempre supplente. Sì. Piemonte, Amaru, Salvatore, azienda Torino, 3. Sì. Procediamo con le riserve, la prima di genere femminile. Unità. 1. Decine. 7 non valido. 6 non valido. 1. Numero 11 valido. Riserva Liguria, Finocchi, Cinzia, azienda Savonese. Andiamo con la prima riserva di genere maschile. Unità. 9. Decine. 5. Direi valido. No, 59. Lombardia, Grampa, Giampiero, Ast, Lariana. Andiamo con la terza riserva, genere femminile. Unità. 6. Decine. 5 non valido. 8 non valido. 4 non valido. 0. Non valido perché ci ha sorteggiato. 0. 6. 9 non valido. 2. Valido, numero 26, riserva, Sardegna, SAD di Maria Valeria, ASL di Nuoro. Andiamo con la quarta riserva, genere maschile. Unità,
1. Decine. 2. Centinaia. 0. Quindi il numero 21, genere maschile, Emilia Romagna, Callegarini Claudio, azienda della Romagna. Proseguiamo con la terza riserva, scusate, con la quinta riserva, genere maschile. Femminile. Genere femminile, chi è? Unità? 2. Decine. 9, non valido. 6, non valido. 8, non valido. 3, non valido. 2. Valido, numero 22. Emilia Romagna, Medici Doriana, azienda di Parma. Proseguiamo con la sesta riserva, genere maschile. Unità 1. Decine 5. Va bene così. Numero, non può che essere il numero 51. Gasperini Claudio, azienda Camillo Fornalini. Procediamo con la settima riserva, genere femminile. Unità 5. Decine 8, non valido. 2. Valido. Numero 25, Piemonte, Rota Eugenia, azienda di Alessandria. Procediamo con l'ottava riserva, genere maschile. Unità 1. Decine 3. Numero aspetta, che genere maschile, numero 31. 31. Vai. Quindi va bene, ok, sì. Giusto, 129, numero 31. Riserva Lombardia, Conti Giancarlo Maria, Ast Nord Milano. Sì. Nona riserva. Sì. Genere femminile. Unità. 1. Decine 2. Sì, va bene, passo 21. Marco Michela, azienda di Vicenza. Proseguiamo con la decima riserva, genere maschile. Unità 9. Decine 7. Okay. Numero 79. Veneto Manpreso Edoardo, azienda di Padova. Proseguiamo con l'undicesima riserva, genere femminile. Unità 6. Okay. Va bene così, okay. Perché abbiamo già sorteggiato il 6 e il 26 su 30, sì. E quindi non può che essere il numero 16, Piemonte, Grasso Maria Federica, azienda CN1. Sì. Proseguiamo con le riserve. Genere maschile, sì. Unità 5.
Decine. 8. 85 valido. Emilia Romagna, Michelucci Roberto, azienda USL di Bologna. Proseguiamo sì. Con la tredicesima riserva, genere femminile. Unità 4. Decine 6, non valido. 8, non valido. 9, non valido. 3, non valido. 5, non valido. 2, valido. Numero 24. Riserva Sardegna, Pulighedu, Monica, Maria Francesca, azienda ospedaliera universitaria di Cagliari. Andiamo con la 14esima riserva, genere maschile. Unità 6. Decine 3. Dunque valido. Sì. 129. 36, numero 36, Piemonte, De Mattei Marco, azienda Torino 5, sempre a riserva. Procediamo con la 15esima riserva. Genere femminile, unità 6. Non vanno altri, sono già tutti stati. Altra unità 8. Va bene. Decine 2. Va bene, 28, sempre a riserva. Liguria, Tassinari, Tiziana, azienda savonese. Con la successiva riserva. Genere maschile. Unità 5. Decine 7. Non valido. Non più, chiedo scusa, sì, valido. Sì, sì, chiedo scusa. 75. Lombardia, Lorusso, Lorenzo, Ast di Lecco. Andiamo con la 17esima. Genere femminile. Unità 5. Decine 8, non valido. 4, non valido. 1, valido. Numero 15, Lazio, Gragnani, Francesca, azienda Roma 2. Proseguiamo con il genere maschile, 18esima riserva. Unità 6. Decine 2. Okay. Dobbiamo proseguire con il centinaia. Sì. Centinaia 9, non valido. 0, valido. Numero 26, Piemonte, Cavallo Roberto, ASL, città di Torino. Andiamo con la 19esima riserva. Genere femminile. Femminile. Unità 4. Decine 0, valido. Ok. 04, Puglia, Caggiula, Marcella, ASL di Lecce.
Andiamo con la ventesima riserva, genere. Maschile. Unità. Sette. Decine. Zero. Proseguiamo. Proseguiamo. Centinaia. Sì. Sette non valido. Otto non valido. Zero. Numero 7, 007. Abruzzo, Assetta Maurizio, azienda di Teramo. Riepiloghiamo velocemente. Allora, i titolari sono genere femminile, numero 6, Cenciarelli Silvia, e numero 3, Bersano Anna. Sì. Genere maschile, il titolare è il numero 90, Nardone Raffaele. Sì. Supplenti, genere femminile, numero 17, Iulita Patrizia Maria Carla. Sì. Genere maschile, no, supplenti, sì, vabbè, genere. Sì. Invece genere maschile, il numero 3, Amaru Salvatore. Sì. E il numero 56, Giordano Antonello. Sì. Riserve. Partiamo dal genere femminile. Sì. La numero 11, Finocchi Cinzia. Numero 26, Saddi Maria Valeria. Numero 22, Medici Doriana. La numero 25, Rota Eugenia. Numero 21, Marcon Michela. Numero 6, ho sbagliato io, credo, a scrivere. Dopo il numero 16. Numero 16, Grasso Maria Federica. Numero 24, Pulighetto Monica Maria Francesca. Numero 28, Tassinari Tiziana. Numero 15, Gragnani Francesca. Numero 4, Caggiula Marcella. Andiamo con le riserve di genere maschile. Numero 59, Grampa Giampiero. Numero 21, Callegarini Claudio. Numero 51, Gasperini Claudio. Numero 31, Conti Giancarlo Maria. Numero 79, Manpreso Edoardo. Numero 85, Michelucci Roberto. Numero 36, De Mattei Marco. Numero 75, Lo Russo Lorenzo. Numero 26, Cavallo Roberto. Numero 7, Assetta Maurizio. Sì. Sono le ore 9:45. E diamo atto che si conclude il sorteggio. Bene.